Oggi San Martino vive un momento molto molto particolare perché si inaugura un oratorio che potrebbe essere fonte di accoglienza per tutti coloro che ne hanno bisogno. Certo, è una struttura anzitutto aggregativa ed educativa, quindi mira ad aggregare, e questo è importante in un tempo in cui siamo sempre più disgregati e il Covid ci ha poi separati in qualche modo. Ma al tempo stesso una tendenza disaggregante si notava già tra i ragazzi. Molte volte io li vedo sui muretti, stanno uno a fianco all'altro, ma ognuno concentrato sul proprio telefonino e nessuno guarda l'altro. Quindi ci si chiude un po' ognuno in un proprio mondo virtuale. Aggregarsi è già un fattore importante. Ma qui l'aggregazione è funzionale poi a un progetto educativo che c'è, un progetto che mira a formare una persona, no? A fornire degli strumenti relazionali a giovani, ad adulti, e quindi a creare, a collaborare alla formazione di una persona libera, autonoma, capace di pensiero. Questo è un po' in grandi linee, no? Il progetto di un oratorio, di una struttura come questa. Oggi si inaugura una pietra miliare per San Martino, perché l'oratorio è sicuramente qualcosa di importante, non solo per San Martino, per la Valle Caudina. L'oratorio parrocchiale voluto da Don Salvatore Picca sicuramente sarà un'infrastruttura importante per la comunità sanmartinese, ma credo per l'intera comunità caudina. Io sono coinvolto in una duplice veste, quindi sono anche da questo punto di vista particolarmente legato a questa struttura, perché ho avuto l'onore di poterla progettare già prima che io diventassi sindaco, e poi di fatto i lavori sono iniziati negli anni immediatamente a seguire con il mio mandato di sindaco. Per cui ci tengo particolarmente oggi a dover a stare vicino, insomma, alla comunità Don Salvatore e ad essere presente qui all'inaugurazione per questo duplice motivo di cui ho raccontato. Un oratorio voluto già da Don Ugo della Camera nel 2014, ma in una dimensione notevolmente ridotta. All'epoca lavorammo affinché si potesse presentare una progettazione sul PSR 2007-2013, ma la scomparsa prematura di Don Ugo impedì che tutto questo avvenisse. Quindi diciamo una contentezza anche per Don Ugo. Sì, sicuramente una contentezza per Don Ugo, è lui che acquista il terreno, quindi grazie anche all'opera, al sacrificio di Don Ugo, che tutto questo è stato possibile. Con noi Don Salvatore Picca, che ha perseguito, ha creato qualcosa che non solo per San Martino ma per l'intera Valle Caudina dimostrerà nel tempo di essere non importante ma di più. Sì, un progetto importantissimo, perché questo progetto è una pura casualità. Quando sono arrivato più volte ho chiesto all'Arcivescovo di Benevento di inserire San Martino per la costruzione di una struttura per le attività pastorali, ma la risposta è stata sempre no. Poi a un certo punto un sindaco di un comune della nostra diocesi, che aveva promesso al parroco il terreno per costruire l'oratorio, aveva fatto cominciare tutta la procedura, avevano ricevuto il finanziamento, si è tirato indietro all'ultimo momento. Quindi l'Arcivescovo di Benevento si è trovato davanti ad una scelta: o rimando il finanziamento a Roma o trovo una parrocchia che ha un terreno già con la destinazione edilizia. E guarda caso, l'unica parrocchia della nostra diocesi che aveva questi requisiti era San Martino. E allora, per caso, ma per provvidenza, quel finanziamento fu dato a San Martino. Nonostante io l'avessi chiesto tante volte, mi era stato sempre detto di no, e quindi ci fu dato un finanziamento da 1 milione di euro, e la parrocchia ha messo altri 300.000 euro, grazie anche al contributo generoso di Ernesto e Mario Franco, due nostri concittadini emigrati in Australia, che hanno a cuore San Martino e le giovani generazioni sanmartinesi. E oggi si realizza un vero e proprio sogno, frutto di una pazzia, perché solo la pazzia può far mettere mano ad una cosa del genere senza avere un patrimonio a disposizione messo da parte.
e tuttavia siamo arrivati alla fine e adesso si consegna alla comunità sammartinese un complesso parrocchiale che comprende la nuova casa del parroco di San Martino, i locali per la catechesi con 8 aule a disposizione, una cappellina e il teatro parrocchiale, soprattutto teatro che è un unicum in quasi tutta la Valle Caudina, che servirà sia per le attività religiose, per le attività culturali e di crescita sociale del paese.